Con un protesto ogni 22 abitanti, Salerno dopo Crotone, uno ogni 21 abitanti, risulta la provincia italiana con la più alta densità di questo fenomeno. Ad evidenziarlo una ricerca della DAS, compagnia specializzata nella tutela legale, che fa capo al gruppo Alleanza Toro, che ha analizzato i dati riferiti agli ultimi 3 anni, dal 2008 al 2010, verificando inoltre come il problema coinvolga non soltanto i consumatori privati, ma anche le aziende. In Campania, oltre al valore record di Salerno, livelli di concentrazione alti si rilevano a Caserta, uno ogni 26 abitanti, Benevento, uno ogni 27 e Napoli, uno ogni 28. La provincia campana, nella quale si registra la densità meno elevata di protesti, è invece Avellino, uno ogni 39 abitanti. Se a livello nazionale Crotone e Salerno risultano le realtà con le più alte concentrazioni di titoli al protesto, le province con minore concentrazione sono invece Bolzano, 1 su 277, Trento, 1 su 243 e Belluno, 1 su 235. Ma a Salerno c'è anche il valore medio dei titoli al protesto più alti della regione, 2.959 euro, mentre nel resto della Campania l'ammontare medio supera 2.500 euro. L'importo più alto dopo Salerno è ad Avellino, 2.862, a Caserta, 2.512 e Benevento, 2.558. Dal 2008 al 2010, inoltre, l'ammontare complessivo dei titoli avviati all'azione esecutiva a Salerno, 143 milioni di euro, ha subito un aumento dell'8,6%, quello più elevato in regione dopo Benevento. In ogni caso, i titoli in circolazione a Salerno, 48.622, nell'ultimo triennio hanno subito una lieve diminuzione, meno 0,9%. Un problema, quello dei protesti, che sarebbe anche alla base di un ricorso maggiore all'indebitamento illegale, con sempre più consumatori ed imprenditori preda dell'usura. Potenzialmente i protesti sono uno strumento più, l'acceleratore di utilizzo del credito legale, illegale. L'acceleratore perché naturalmente il protesto fa capire che c'è una crisi di liquidità, che non c'è denaro, e quindi la risposta a recuperare denaro quando uno è protestato ed è fuori dal, perché non dimentichiamo mai che quando uno è protestato non può più rivolgersi alle banche per avere un prestito, per poter affrontare un indebitamento, ed è normale che molto probabilmente si rivolga ad un circuito che è fuori dalle banche. Il circuito fuori dalle banche sono gli usurai.